Vittoria rimonta per la Pistoiese che davanti ad un Marcello Melani dal tutto esaurito, colorato solo di arancione, ha ribaltato il risultato vincendo per 2-1 contro Limolese nella gara di andata dei play-out della Girone B di Serie C. Un successo sudato, sofferto e conquistato in extremis nel primo minuto di recupero grazie alla rete di Suciu. E così la squadra di mister Alessandrini andrà a giocarsi la permanenza in Lega Pro a Imola domenica 15 maggio con in mano 2 risultati su 3 per festeggiare la salvezza. Una Pistoiese che scende in campo con un 4-3-3 al quale risponde un Imolese con lo stesso modulo. Primi 20 minuti di studio tra le due squadre. La posta in palio è alta. Le prime occasioni sono di Marco Arancione, Bocic e Di Massimo però non ne approfittano. Gli uomini di mister Alessandrini sono in un buon momento, quando, come una doccia fredda, arriva il gol degli ospiti. È il 37esimo, così a sorpresa Boscolo spiazza Seculin. 1-0 per l'Imolese ed è con questo risultato che termina il primo tempo. Stesse formazioni in campo nella ripresa, nessun cambio, una Pistoiese con più coraggio e determinazione che trova infatti il pareggio al 57esimo. Mezzoni dalla destra per Vano con il numero 9 Arancione che grazie anche ad una deviazione di Rinaldi sigla l'1-1. Tutto lo stadio è in piedi, la squadra viene supportata senza sosta dai tifosi. Tiene in mano il gioco la Pistoiese davanti ad un'avversaria che cerca di difendersi chiudendo un po' gli spazi. Si fanno però pericolosi i padroni di casa, ci provano e quando i giochi sembrano essersi chiusi non è così. 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara e proprio al 91esimo ci pensa Suciu a regalare davvero una grande gioia alla squadra e al pubblico sugli spalti firmando il 2-1 per la Pistoiese. È fatta, la prima è andata, ora testa al ritorno con un solo aspetto negativo, quello dell'espulsione per doppio giallo dell'attaccante Vano. Ma il grido, mentre lo stadio si svuota, è uno solo, tutti a Imola.